cavolo! E questo bestione cos'è? Questa è la nuova FJR 2013, la 1003 Gran Turismo di Yamaha. Questa moto si rinnova a livello di carenatura, si rinnova nel frontale con un look decisamente più sportivo ed è anche più protettivo. Poche novità sul fronte telaio e motore, che resta quello che conosciamo da 145 cavalli, che per adesso possono essere gestiti attraverso due mappe motori. A livello elettronico molto interessante anche il debutto delle sospensioni elettroniche, che rendono questa moto una perfetta globetrotter, specie in abbinamento al cambio semiautomatico, che però è ereditato anche questo dalla versione precedente. E tra le altre novità ci sono anche il traction control e il cruise control. Novità anche per i ragazzi allo stand Yamaha grazie al nuovo Aerox R, che si rinnova completamente. Troviamo infatti un'estetica completamente rivisitata, che però mantiene il family feeling che tutti conosciamo. L'unica cosa a rimanere identica è il motore invariato, per il resto è tutto nuovo, a partire dal telaio. Da quest'anno poi sarà disponibile sia la versione carenata che la versione naked con il manubrio a vista. E dal presente dell'Aerox passiamo al futuro, sì, perché in Yamaha abbiamo trovato questo inedito motore a tre cilindri con albero a croce che promette grandissime cose sul fronte dell'erogazione. Nulla ancora si sa tuttavia sul suo sviluppo. Nello stand KTM la regina indiscussa è la nuova 1190 Adventure. Una moto con cui la casa austriaca strizza l'occhio ai Globetrotter. Questa moto è proposta in due versioni, quella base e quella più specialistica R, che mantiene una chiara impostazione verso il fuoristrada. Base invece si rivolge a un pubblico più stradale, con la ruota anteriore da 19 e non da 21 come in questo caso, e con sospensioni elettroniche sicuramente più versatili per un uso anche in coppia e stradale di quanto non siano queste, che sono delle white power piuttosto specialistiche. A fare da denominatore comune tra le due moto c'è un motore 1190 bicilindrico doppia candela da 150 cavalli, che viene gestito da un sistema elettronico molto evoluto con mappature per ogni situazione d'uso. Dalla KTM basta attraversare un corridoietto per arrivare in Triumph, dove troviamo la 1200 Explorer in versione XC per chi vuole fare piccole puntatine fuori strada. La vera novità è però rappresentata dalla Trophy, che con la Explorer ha in comune il motore, anche se qui in configurazione da 134 cavalli. Questo mezzo è proposto in due allestimenti, base ed SE. Quello base ha già una dotazione di serie piuttosto interessante, per la SE il vero fiore all'occhiello sono le sospensioni elettroniche White Power. Dalle turistiche di Paolo passiamo ora alla naked di media cilindrata, la nuova Triumph Street Triple. Il motore non cambia, certo, piuttosto a cambiare è il sistema di scarico, che ora è basso come le nuove tendenze e ha permesso la centralizzazione delle masse e l'abbassamento del peso di ben 6 kg. Anche il telaio ha subito delle modifiche, soprattutto a livello di finiture, che ora sono più raffinate, e il forcellone, che ora è completamente nuovo. Come da tradizione ci sarà anche la versione R della Street, che avrà pinze, pompa radiale e sospensioni regolabili.
poi direttamente appunto le novità più importanti per l'EICMA di Milano, ma qui all'Intermoto di Colonia presenta comunque una primizia importante, l'aggiornamento della RSV4. La moto che si sta distinguendo nel mondiale Superbike. Ci sono piccoli aggiustamenti estetici a livello del faro anteriore e del serbatoio, che guadagna anche 1,5 litri di capacità. Le altre novità riguardano lo scarico, che cambiando forma regala anche, assieme a una centralina modificata, 4 cavalli in più. E a proposito di elettronica, i tecnici hanno anche fatto un lavoro di fino per una migliore messa a punto di tutto quello che è il software a bordo, che governa ad esempio il launch control o il traction control. Last but not least, ci sono anche nuove pinze freno griffate Brembo. La Honda CB1100 è venduta da diversi anni in Giappone ed ora finalmente approda anche in Europa, finalmente, perché è uno dei modelli più apprezzati e attesi, almeno stando a giudicare quello che si dice nei forum e nei blog. Questa moto probabilmente vedrà il suo successo commerciale fortemente legato a quello che sarà il prezzo di vendita, perché da un punto di vista del fascino le manca davvero molto poco. E arriviamo alla fine in casa Suzuki, dove la novità principale è rappresentata dal Burgman 650. Lo scooter si rinnova da cima a fondo, l'unica cosa che praticamente resta invariata è il motore, anche se qui gli organi accessori cambiano a loro volta. Cambia infatti la trasmissione per una maggiore efficienza e per una riduzione dei consumi. A ridursi sono anche i chili sulla bilancia per una maggiore guidabilità. Molto nuovo è anche il design, che comunque mantiene un'impostazione tutto sommato gran turistica e non va a pestare i piedi, sembra almeno, al re del mercato, ovvero il T-Max. Chiaramente così però si ritaglia una nicchia nella quale ha sempre fatto bene ed è facile che continui a farlo. Siamo giunti al termine del nostro giro del Salone di Colonia e una delle ultime novità è questa Compact della Suzuki, che prefigura quella che sarà la V-Strom 1000. Che dire, tecnicamente non possiamo dire molto se non quello che si vede, ossia che è un bicilindrico a L. Tuttavia prefigura sicuramente quella che sarà la tuttofare di casa Suzuki. E sul filo di lana c'è spazio anche per una novità nel settore cruiser, si tratta della Suzuki 1500 Intruder, un modello completamente nuovo che si va a inserire al catalogo tra la 800 e la 1800. Questa moto è di gusto classico anche se ha un tocco aggressivo e pare che disponga delle borse di serie. E a questo punto si può dire che è davvero tutto qui dall'Intermoto di Colonia. Allora Paolo, tiriamo due somme? Ma sì dai, facciamo un bilancino, vediamo qual è stata secondo te la regina del salone. Secondo me, guarda, ti dico la verità, la testa mi dice BMW GS, perché comunque rimane un'ottima moto. Però, se devo dire la verità, il mio cuore mi spinge per la Triumph Street Triple. Tu invece? Ma a livello di testa ti do ragione, anche se secondo me è una bella lotta con la KTM 1190 Adventure, che anche sul mercato sarà un osso duro. Magari non farà i volumi di BMW, però ha comunque tanto fascino e tanto carisma. Con il cuore invece sarà per una questione di dettaglio, amo quel genere di moto, la Honda CB1100 per me è veramente un numero uno. Sei proprio un nostalgico. È l'età. E adesso dove andiamo di bello? L'appuntamento è... EICMA, in Italia!